Ehi là ragazzi, buonanotte dal Teo Crack Apart. Per il primo episodio delle pillole della botteguccia dei sigilli vi presento un libretto che è una chicca, un libretto che contiene un singolo racconto pubblicato nel 1913 da parte di un personaggio che ha fatto la storia della controcultura, di una revisione dell'esoterismo, della magia e della regola fai ciò che vuoi, questo è tutto ciò che devi sapere, questo è tutto ciò che rappresenta la regola nella tua vita. Sicuramente un personaggio che è stato estremamente importante nella storia della cultura, della filosofia, dell'esoterismo, dell'occulto in generale. Si tratta di Aleister Crowley. Ovviamente il racconto in questione è un piccolo libretto che si chiama Il Testamento di Magdalen Breer. È qualcosa di eccezionale perché non ha nulla da invidiare in parte al gotico puro di Poe, in parte a una sorta di racconto avant-garde che davvero sembra gettare, come dire, il proprio sguardo ai racconti più elaborati della ricerca dell'anima, della ricerca dell'anima oltre la morte, anche in ambiente di Lovecraft e altri scrittori che poi addirittura si affacciarono sulla fantascienza. Il libretto è questo qua, ha veramente una dimensione meravigliosa perché è piccolissimo e questa dimensione dà l'idea della preziosità, insomma, di questo veramente questa chicca letteraria per questo primo episodio delle pillole della botteguccia di sigilli. Aleister Crowley, Testamento di Magdalen Breer. Una ragazza all'interno del mondo scientifico scoprirà di avere delle facoltà di lettura della mente che le permetteranno di andare a capire che cosa succede durante la vita, durante le esperienze più estreme e anche oltre la vita di esseri umani e nella fattispecie di un essere umano a lei molto caro e di che cosa possiamo eventualmente temere, qualcosa di terribile che non è il cambiamento. Non è il passaggio oltre la morte, ma è qualcosa che rappresenta una vita in morte stessa. Non vi dico altro perché, no spoiler, Aleister Crowley, il testamento di Magdalen Blair per il primo piccolo episodio delle pillole della botteguccia dei sigilli. Io vi ringrazio, vi auguro buonanotte. Mi raccomando, seguite la botteguccia dei sigilli, andate a vedere le mie opere, Crack Apart su Instagram. Io vi auguro una buonanotte, un bacio da Il Teo, Crack Apart. Thank you.